si trova. Il suo diametro stimato è di 5,9 miliardi di chilometri. Messier 87, o M87 in breve, è la celebrità dei buchi neri. È stato il primo ad essere fotografato direttamente nel 2019. E le sue dimensioni sono enormi, 38 miliardi di chilometri di diametro. Ecco perché si chiama buco nero supermassiccio. Holmberg 15A, invece, è un buco nero ultramassivo. Ha un diametro di 59 miliardi di chilometri. E immaginate la sua massa, sapendo che con ogni massa solare un buco nero guadagna solo circa 8 km di diametro. LICI-1101 è uno dei buchi neri più lontani da noi ed è il centro di un'enorme galassia molto, molto lontana. Il suo diametro è di 265 miliardi di chilometri. Ecco ora il più gigantesco tra i buchi neri che conosciamo, TON-618. Il suo diametro è di 0,04 anni luce. Il che significa che servirebbero più di 3 mesi di viaggio alla velocità della luce per andare da una delle sue estremità all'altra. Usciamo dal mondo dei corpi singolari ed entriamo in quello degli ammassi cosmici. La nebulosa di Stingray, larga 0,3 anni luce, è la più giovane delle nebulose che conosciamo. È anche la più piccola della nostra lista. La nebulosa eschimese è grande più del doppio di quella di Stingray. Ha un diametro di 0,68 anni luce. È anche conosciuta come la nebulosa Clown per la sua forma particolare. La nebulosa Boomerang sembra, avete indovinato, un koala. No, un boomerang. Di nuovo, è grande più del doppio di quella precedente, 1,7 anni luce di diametro. La nebulosa Farfalla ha un diametro di 3,5 anni luce. Provate a immaginare, la luce ha bisogno di 3 anni e mezzo per passare da un'estremità all'altra, mentre passa dal Sole alla Terra in soli 8 minuti. La nebulosa Pellicano è ancora più grande con i suoi 7,1 anni luce di diametro. Beh, i pellicani sono generalmente più grandi delle farfalle, quindi ha un suo senso. La nebulosa Omega, 3 volte più grande di Pellicano, ha un'estensione di 22 anni luce. Il suo nome significa solo che assomiglia alla lettera greca Omega, non che è l'ultima o la più grande. La nebulosa Testa di Cavallo ce lo dimostra. Con un diametro di circa 80 anni luce di distanza, passereste la vostra intera vita nello spazio, viaggiando alla velocità della luce solo per andare da un capo all'altro di questo enorme equino. Ma anche quel cavallo ha paura dei ragni, soprattutto di quelli grandi. La nebulosa Tarantola ha un diametro di 650 anni luce, più di 8 volte più grande della Testa di Cavallo. Eppure esiste una nebulosa stellare che fa impallidire tutte le altre. NGC-604 è la più grande finora conosciuta e la sua lunghezza è di 1500 anni luce.